Come ci siamo, raga? We are here. Come ci siamo, raga? Perché non mi fa vedere se ci siamo? Si sente? Si sente? O si sente basso? Prova, 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 prova. No, no, dai, si sente bene. Buonasera, 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 ciao giocatori e benvenuti ad una nuova puntata su The Last of Us. Ragazzi, siamo arrivati alla puntata numero 5. Allora, ragazzi, che dirvi? Stiamo giocando difficile, il gioco comunque lo conosciamo, o meglio, l'ho giocato io 10 anni fa, però grazie al vostro aiuto appunto sto riuscendo ad arrivare, non vi dico che siamo già a metà, però ci stiamo avvicinando alla metà di questo titolo. Che dire ragazzi, spero che queste live vi stiano piacendo. Domani ragazzi vi ricordo che siamo live con COD. Domani facciamo un po' di COD, anche perché sabato e la domenica facciamo un po' di COD e un po' di FIFA. Detto questo ragazzi, che dire, spero comunque che vi divertirete anche stasera. Vi ricordo di mettere un bel like se ancora non l'avete fatto, di seguire la pagina se ancora non l'avete fatto e di condividerla con tutti i vostri amici. Detto questo, let's go! Continuiamo, siamo ragazzi arrivati in una parte un po' ostile. Ieri ci ho preso due game over in questa parte qui, che palle. Vediamo, magari stavolta abbiamo un po' più fortuna. C'è della giù. Pare li abbiano trovati. Dividetevi, potrebbero passare di qui. Ok, sì, lo sento bene. Ma forse devo aumentare un attimino il volume. Raga, devo aumentare un attimino il volume del gioco, perché non li sentivo manco parlare. Oh, merda. Iniziamo benissimo. Lascialo andare, cazzo! Ah, i tre colpi vanno giù però, eh. Ehi, là! Porca Oh, merda! qua dietro ce l'ho. Ah, meno male che ci ha pensato Ellie. Botta di culo. Quanti ne ho? Uno solo. Oh, ciao Raff, ciao campione. Poi mi confermi se si sente bene. Ok. Così dovrebbe essere fatto. C'è mancato davvero Sì, niente. infatti. Hai visto? Bel colpo. Permesso, ok. Ottimo, ottimo, più che altro per la voce. Vediamo un po'. Ah, siamo arrivati al ponte finalmente, raga. Oh, oh, oh. Ma porca di quella puttana. Ma qua è game over, scusatemi.
sì, infatti. Wow. Cioè, pazzesco che non mi ha ucciso, perché mi ha preso. Quanti colpi hai ancora? Ci ucciderà. Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo. No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Mamma mia. Dio. Mi terrai a galla. Ale. Non abbiamo tempo. Ale. Such a devastation. Esatto. Ehi, tu. Siamo vivi. Okay. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? Esatto. Harry, fallo fuori. Fallo fuori. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati. Sparagli. Per me. Sparagli. Ti ho salvato. Sparagli. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Esatto, ormai non mi servono più. Sparagli. Tranquillo, piccoletto. Tutto cioè, okay. Ma perché? E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. Vaffanculo. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. No, non è vero. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. No, non mi corre. Cazzo, non mi corre. Sì. Troviamo quella torre radio. Dai, ok, ora mi corre, vai. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Sì, esatto. Andiamo a cercare risorse in quella barca laggiù. Tieni gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Sai cosa c'è qua? Però forse c'è pure qualche mostro da far fuori. Vediamo un po'. Ma non percepisco nulla. Cos'è? Prima volta su una barca. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. E beh, che è sta roba? C'è una piastrina delle luci. Bastone che non me ne faccio niente. Non si può andare di qua. Oh, va bene, l'aria l'abbiamo pulita. Ho pensato gli avresti sparato. Già, ci è mancato poco. Volevo farlo. Sono a posto. Credo sia una buona cosa averli nei paraggi. Lo penso anch'io. Ma a quei tempi avevano tutti una barca. Sì, io avevo un video di 20 metri. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Scommetto che arriva fin dall'altra parte.
Beh. Dammi una mano con questa. Ok, insieme. Forza. Vai. Ok, dai ragazzi, via. Ok, andiamo. Dai, entrate. Okay. Ehi, fuori le torce. Dai. Non mi ricordo assolutamente questa parte, boys. Però essendo in quattro, dai, almeno. Grandioso. Joel, dovremmo... Ok, guardiamo da questa parte. Non mi piace questo posto. Te pareva. Vai, se riesci ad aprirla, striscio dentro e sblocco la porta. Oh, che cavolo, che razzo enorme. Vai, Ellie. Grande. E voilà. A proposito di integratori, ragazzi, come siamo combinati? Che magari posso migliorarmi la vita. 105, salute massima, la miglioriamo subito. Beh, sì, che strano con noi. Esatto, e così mi riprendo pure la full energy. Beh, non lo so. Dovremmo vedere come ottimo. Cose. 50, wow. Posso potenziare le armi. Devo soltanto capire cosa fare, anche perché ho capito che l'arco è veramente tosto. Cioè, l'arco è veramente letale in questo gioco. Ragazzi, il mio arco preferito c'è su Tomb Raider. Non so se avete presente l'ultimo Tomb Raider, che vi permette praticamente di fare l'arco con qualsiasi cosa, esplosivi, con tutto. Chissà come saranno i prossimi. Ah. Qualcosa mi dice che questo è un enigma. Possiamo uscire da qui. Ho come questa sensazione. No, non c'è modo di arrivare. Beh? Allora siamo... incastrata. Ok, Joel. Come attraversiamo? Senti, zio, non devi rompere i coglioni. Devi soltanto stare zitto. No, no, no. Era giusto. Scendi, cazzo. Harry, fai una prova. Ok. Ci siamo. Sì, funziona. E mo? Vado a vedere. Tieni gli occhi aperti. Come vado a vedere? Scotch al massimo. Ah.
Oh, merda. Meno male che me li sono fatti sti due coltelli. Clicker non ce n'è più? Mi sa di no. Oh, no, ho sbagliato, scusate. Sei tranquillo. Sono ancora in piedi. Vai. Andiamo, Ellie. No, ecco fatto. Assoluto. Cioè, la cosa pazzesca, raga, è che senza una cosa di questa qua, praticamente, il gioco sarebbe finito molto prima, senza queste tavole. Ok, vediamo se il generatore è al prezzo. Wow, pazzesco. Sono salito qua soltanto perché c'erano tutte e due. Non sapevo si muovesse. Ottimo. Incredibile, devo lasciare qua questo fazzoletto, questo panno, perché ho le risorse al massimo. Chissà come mai il gioco è diventato così clemente. Questa è una trappola. È una specie di allarme. Siamo fregati. Qualcuno viveva qui, ma non più a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Ci piace. La shorty. Una mano. No, due mani, va bene. Ah, è una pistola. Uno shotgun in particolare. Bella lì. Le bombe potenziate, ottimo. Fantastico. Ellie, non... Rilassati. Ehi, Sam, stai sì. Tra quei pali laggiù. Ok. Pronto? Ok, vai. Oh. Sì. Ellie, hai visto? Senza far rumore, ok? Sì. Scusa. Oh, cazzo. Silenzio.
Attenzione. Porca puttana. No, no, occhio al Krieger. Perché insegui me? Perché a me? Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Sempre a me. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Ah, dici, bro, per Final Fantasy, e vediamo. Perché per il momento c'ho The Last of Us. Non so quanto tempo mi prenderà. Domani facciamo un po' di COD, dopodomani facciamo un po' di FIFA. Così, cose per far crescere la pagina, vediamo. Magari attira più gente. E poi FIFA è gratis, dai, proviamolo. COD, lo sappiamo, è gratis, insomma. Mi servirebbe un banco da lavoro. Questo non va bene? No. Non so cosa fare. Forse da lì si esce. Forse. Okay. Ma non potrei spingerti lassù. Porca troia. Sam, torna indietro! Sam! Oh. Sì, tutto ok. Non me l'aspettavo. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Che situazione. Sì, lo so, come ogni Clicker! Volta. Cosa? Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Harry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Maledizione, raga, maledizione. Tutto bene. Là ce ne sono due. Wow. Joel, toglimelo di dosso. Carica. No, 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 devo essere più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. O addirittura me lo posso provare a fare col fucile. O addirittura, ragazzi, c'ho le bombe. Le molotov sono interessanti. È che non le voglio sprecare le molotov. Questo è lo sniper. No, troppo lento. Non cadono. No, non cadono. Niente, raga, devo trovare una strategia migliore. Fucile a pompa e me ne esco, raga, devo usarlo per forza. Beh.
Cazzo, quanti sono? Non mi piace giocare così. Non mi piace per niente giocare così. Troppe risorse vanno via. La mia domanda è, non è che sono infiniti, vero? Spero di no. Sono infiniti, sono fottuto. Magari no. Dove cazzo devo andare? No, dai, c'è il dislivello sempre, c'è sto bug, eh. Ce l'hai fatta. Dobbiamo andare avanti. Ah, ok. Allora, erano solo quelli. Mi dispiace che mi sono praticamente usato tutti quanti i colpi di shotgun, tutti. Quanti cazzo me ne sono rimasti? No, zero, devo prendere quelli del pompa. Qua non ci sta niente. Andiamo. Da pure. Wow. Ellie, allontanati dalla porta! Forse
portato di là. Cosa hai fatto? Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori. Allora sbrigati. Su, vai. Andiamo di sopra, forza. Cazzo, è qui che combatteremo. Merda, è bloccata! Fammi scaletta! Posso uscire da quella finestra! Qua bisogna combattere, raga. Sì. Fai in fretta! Sicuro! Ehi, forza, Sam! Non devi restare qui! E tu? Starò bene! Forza! Vai! E infatti stanno arrivando. Pronti! Ci siamo. Oh cazzo. No, ma dai, che sfiga però. Che sfiga, che sfiga. Che sfiga che mi ha chiuso la combo attacco e non potevo. Pronti! Ci siamo. Chiudiamo sta strada. Chiudiamola qua. Siamo il primo. No, no, no. Ok, buono, ottimo. La porta è aperta, vai! Okay. Rimuoversi! Forza, andiamo! Guardate qui! Cos'è? Uno scherzo del cazzo! Grazie dell'avvertimento sull'altro lato! Esatto! E dov'è questa torre? Stai, piccoletto. Ci è mancata poco, eh? È stato uno dei nostri momenti migliori. Ehi, guarda là. Già, che ti avevo detto? La torre di trasmissione, raga. Troviamo il modo di arrivarci. Esattamente come dei galetti Sid. Tu come te la stai cavando? Dobbiamo raggiungere la torre di trasmissione. Normale amministrazione. Quando ero con Anna ho fatto fare un paio di pezzi di trasmissione. Ne saresti stato orgoglioso. Già. È stato molto emozionante, eh? Oh sì. Un sacco.
come siete finiti insieme? Oh, io... Andate d'accordo, no? Sì, beh... Ora lo comando a Barchetto. Vero, dai? Oh, ma... Scusatemi. Qua non ce ne sono nemici. Cioè, mi danno così del loot buttato così? Solo 5 anni quando sono comparsi i Cordyceps. Come? I miei ricordi sono confusi. Come li ha chiamati? Ma se non sbaglio vivevo in un quartiere come questo. Cosa ti ricordi? Ah, i barbecue. I miei genitori facevano delle grigliate colossali e invitavano un sacco di gente. Più di ogni altra cosa mi è rimasto impresso l'odore. Strano. Cani? Io sparo a vista. Perché cani? Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Senti, zio, tu con me non ci devi parlare. Figurati, io mi ricordo a stento ieri. Esatto. Comunque questi cani che abbaiano non è che sono molto rassicuranti. Oh, raga, andiamo avanti, dai, speriamo bene. Oh, cagnolini. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Oh, vediamo un attimo che cosa posso fare con le armi. Ah, peccato. Oh raga, io sto puntando moltissimo sull'arco, anche se non ho munizioni a riguardo, però... Sì, sembra andare. Devo fare con sti cani? Non è che attaccano, vero? Minchia, spero di no. Oh,
Ho paura, raga, che mi vengono sguinzagliati 2000 infetti e qua si gioca a chiapparella nelle case. Un po' la sensazione c'è. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Stupendo, ti fa di me. No, e dov'è la combinazione? Cazzo, la combinazione. Otto, ventuno, trentasei. Che sia questa? Proviamola, frecce. Sì, grande. Ottimo. Ehi, Sam. Attento. Comunque il gioco per farmi fare tutto sto loot sicuramente c'ha in mente qualcosa. Qualcosa di diabolico che sta per venire fuori. Così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. Mi sa che devo cambiare strada perché da qui è un vicolo cieco, non posso andare da nessuna parte. Forse devo... però da dove? Da lì? Forse da lì? Non lo so. Eh no, qua sono tornato al punto di partenza. Thank you.
Ah, ok. Sì, esatto. Oh, lì c'è la loro ritrasmissione, raga, chissà però cosa viene fuori. Esatto, te pareva. Cecchino del cazzo. Hai visto da dove? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi. Attenzione. Torna nel buco di culo da cui sei venuto. No, non va bene. Cecchino deve essere evitato in una certa maniera. Devo essere veloce a mettermi subito dietro i ripari. Solo che però, raga, sono andati? Peccato, gliela potevo sgraffignare sta Molotov. Ah no, io la posso prendere, grande. Ah, eccovi lì. Dietro quell'edificio bruciato. Sì, mi ha visto. No, non lo metto a fuoco. No, non lo... è inutile. Non ha senso, si vede soltanto un fucile appoggiato. Non posso farlo fuori. Devo per forza andarci di dietro. Questa qua, ragazzi, è una meccanica del gioco. Ovviamente non siamo su COD, non... Però, voglio dire,
se il nemico è lì, perché fare vedere soltanto un fucile e non far vedere la testa? Anche perché da quella posizione non può assolutamente sparare in quel modo senza mostrare la testa. Quest'ora c'era un headshot quanto una casa. Vedete? Si vede soltanto il fucile. Non ha senso. Venite fuori ovunque voi siate. Porca troia. Prendetelo, ragazzi. Dove volete andare, eh? Dove? Beh, non vengono più. Guardo da questa parte. Separatevi. Ora riprendo. Prendetelo, ragazzi. Do un'occhiata qui fuori. Prometto che non vi farò niente, parola di scout. Ce l'ho anch'io un cecchino coglione. Devo capire bene come passare. Perché allora loro non mi inseguono. Fatemi vedere i vostri musetti. Dove siete finiti, brutti cacasotto? Sono quattro. Dove volete andare? Dove credi di andare? Dove cazzo l'ho visto? Ma dove? No, no, devo farli fuori tutti. Non mi fa passare, se no mi spara. Prima li faccio fuori tutti e poi posso andare avanti. Allora, inutile pure vai scooterne. Il gioco vuole che facciamo così. Facciamo così. Nasconditi pure, sfigato. Vedo ancora i vostri culi. Nell'edificio bruciato! No, cazzo, minchia, mi aggancia subito. Sto riuscendo a passare e mi sto nervosendo.
con le fumogene, certo. Con le fumogene dovrei fregarlo tecnicamente. Nell'edificio bruciato. Perché? Ecco. Esatto. Perfetto. Con le buone si ottiene tutto. Qua. Bello questo fucile. Non li riesco a vedere. Ah, qua è. Forza, ragazzi. Sbagliato, cazzo. Sta sparando a chi? Cosa? No, cazzo. Come faccio? No, no, no. Coraggio, Henry. No, cazzo. Dai, con il ritardo c'era. Ah. Forza, Joel. No, ma non sono finiti. Affacciati, minchia, se ti affacci ti faccio la festa. No, cazzo. Vai. Buono. Grandioso. Eccezionale, raga. Cazzo. Boom, boom, boom. Andiamo avanti. Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Wow. Guarda qua. Bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo. Bene. Sam! Harry! Porca puttana. Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Corri, corri, corri! No.
Ma sono seri? Oh, santo cielo. Cioè, non ho capito cosa devo fare adesso. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok. Devi lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Direi felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Ciao, ciao Gladiuccio. Ciao, bello. È la parte più difficile. Ti vedo spammare cuoricini, bro. Come stai? Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a... Ti sei perso la parte America Sniper. Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare chi non faccia cazzate. Caglia slogata, rigore per la Juve. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E niente, bro. Domani si lavora di mattina presto, quindi ho detto giochiamo. Cioè, gioco anche quando esco, però... A posto di fare le 5 del mattino. Vado a letto dopo la giocata. Ok. Allora... Buonanotte. Come fai a non avere mai paura? No, non ne ho. Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Becco la parte dei Walking Dead, sì. Gli scorpioni sono spaventosi. Non mi ricordo assolutamente cosa succederà adesso. Cioè, comunque penso di essere a metà gioco. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... Potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Capito, sì, esatto. Un po' sì, un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri, quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste... Non può portarlo via. Che brava, Ellie. Ok, sono esausta. Ci vediamo. Ancora qua, Ellie era innocente prima di diventare un'assassina. Esatto.
Un bel colpo di scena, eh. Cavolo, buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Sì, è vero. Ok. Sam? Porca troia. Sam! Oh, che cavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Vabbè. Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! L'ha ucciso lui, vero? Oh no. Sì. Sam! Dai, almeno è stato... Ellie, stai qui? Henry! Henry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Sam. Ok, 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 piano. Mamma mia. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Henry! È tutta colpa tua! Henry! Henry, no! Porca troia. Oh mio Dio! Comunque, The Last of Us è così, raga. Ce lo sapevamo. Io la prima volta che l'ho visto ho detto, minchia che giocone. Fall. Autunno. Ragazzi, vi dico la verità, la prima volta che l'ho visto ho capito che... Contate Jackson. Significa che siamo nei pressi del... Era un film. Jackson, giusto? Il secondo è ancora più un film. Ritrovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Bella questa camicia, ce l'ho anch'io. Non so cosa provo. Camicia a quadri tutta la vita, raga. Ah, vabbè, bro. Questa qua è una cosa del tutto personale. La prima volta che l'ho visto, io più che altro pensavo... Non lo so, forse perché già comunque Walking Dead ce l'avevo, che bene o male si muove sulla stessa linea. Sapevo che comunque sarebbero andati fuori di testa, anche perché... Quando di solito ti danno nelle mani una cosa del genere, ti fanno controllare già un personaggio sì e l'altro no, già ce l'hai un PNG. Quindi diciamo che dartene altri due non aveva proprio senso. Dal punto di vista del gioco, ovviamente intendo, non dal punto di vista della trama. Quello è un altro paio di maniche. Qua parlo di giocabilità e gameplay. Questa morte. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Comunque certo si sta... Cosa è successo? Stanno passando il paese. Che vuoi dire? Tra te e Tom. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che sono venuto alle luci. No, perché è della Juve. Sì, ah. La sua amica Marin gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Come è andata l'ultima volta che l'hai vista? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Mi pare anche giusto. Ma ci aiuterà. Lo scopriremo presto. Beh, con o senza il tuo aiuto, raggiungeremo tutto. Ah, ma sono arrivato. Andiamo avanti. Scusate, raga, ma sono arrivato. Anche perché qua sono le... Qua sono le paratie. Cioè, qua è la diga. E infatti, qua dovrebbe essere Tommy. Cos'è? Da lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Oh, mi sto sbagliando, non è qua? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Senti, Ellie, fatti cazzi tu. Ok. E come facciamo?
Ragazzi, uso il coltello perché tutte le volte che l'ho usato non me ne sono mai pentito. E infatti, 5 colpi per la pistola, risorse, buono. Sempre felice di usarlo. Ah, pazzesco comunque, va, cioè già dovrei essere quasi a metà del gioco. Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. E come cazzo ci passo dall'altro lato? Vieni qua, Ellie, che ti lancio. Mumble. Troverò qualcosa. Tienti forte. Ti bagnare puttani, esatto. Comunque, se ci facciamo caso, a The Walking Dead manca una cosa molto importante che c'è in questi giochi. Cioè, proviamo ad analizzare anche Resident Evil, oltre a The Last of Us. In molti giochi hanno dei nemici che comunque si evolvono, non sono mai gli stessi. Faccio un esempio, qui ci sono i runner, ci sono gli stalker, ci sono i clicker, ci sono i bowser, ci sono comunque diversi nemici che ti rendono comunque l'esperienza, anche se poi alla fin fine il sugo è quello, però diversa. Anche perché alcune volte ti mettono pure i nemici umani, insomma, quindi l'esperienza diciamo che ci sta. Mentre invece su The Walking Dead i mostri rimangono sempre uguali, non si evolvono. Stessa cosa per quanto riguarda Resident Evil. Resident Evil c'ha i Licker, c'ha ovviamente, insomma, sappiamo la morte che c'è dietro Resident Evil. Purtroppo su The Walking Dead no. Questa cosa mi ha sempre dispiaciuto. Cioè, più che altro rende l'esperienza un po' monotona. Cioè, tutti vogliono vedere nuovi nemici e nuove storie, nuovi modi per affrontarli, nuove cose con la quale, insomma, devono combattere, anche per evolversi della suspense, perché sennò poi uno vede sempre le stesse cose e dice, vabbè, ce la fanno, già sanno come fare. Infatti è arrivato a un certo punto l'esperienza che c'erano con gli zombie all'interno di The Walking Dead era semplicemente gli metto un coltello in testa e li faccio fuori, per chi se lo ricorda, insomma. Raga, si può sapere dove cazzo è sta roba? Non so dov'è il pezzo di... Non è che devo sparare a qualcosa, eh? No. Qua dietro? O forse sott'acqua, forse sott'acqua. Infatti, eccola qui. Stalker sì, ma come aveva pensato Dracma doveva esserci un pezzo più lungo di trama con loro, ma si è scelto di fare solo un pezzetto. Ah, beh, bella lì. Oh, ciao Ila, ciao bella. Tanti auguri Ila, tanti augurissimi. I tuoi primi 18 anni. E non si leva però. Se non si levano ste cose come faccio? Eh sì, il pallet di legno sott'acqua, l'ho capito. È pure da dentro, però ci sono andato, ma non fa niente.
Ah, ecco, da qua hai ragione. No, nemmeno da qua. Niente, raga, può rimanere lì, Ellie, mi spiace. E minchia, lo sto vedendo sto triangolo. Non funziona. Ragazzi, sto spammando triangolo da 2 ore. Ma proprio niente. Dai, attraverso le texture non riesco a passare da qua dentro. Ma che vuol dire? Oh, adesso sì, finalmente, bella. Domani vado a segnarmi per la patente. Dell'elicottero, però. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Andiamo, come gli farei un bello scherzo a Ellie, che mentre che si sta tuffando, proprio gliela sposto, gli faccio fare un salto nel vuoto. Oppla là. E qua becco al fratellino, al caro tanto amato fratellino. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Che squadra. Ciao. Sì. Scendiamo di qua, magari c'è qualche risorsa. Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta. È molto triste, effettivamente. Hai ragione. Scusa. Andiamo da Tommy. Comunque. Cara ragazzina, che sia ben chiaro, se tu non avessi questo dono nel tuo DNA, ti avrei buttato tranquillamente qui, ma nemmeno qui, penso molto prima in mano ai... in pasto ai Krieger. Per farmi scappare e farmi portare il culo in salvo. Questo qua mi sembrava giusto, ragazzi, precisarlo. Ah, una fame. Lo so, anch'io. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Entriamo? No. Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Mappa. Cosa al massimo? Appos. Let's open. Non azzardarti a prendere l'arma e dia la ragazza. Ma non è quello Tom. Ellie. Dai, fa come dice. Ok.
Ma non era quello lì, Tommy? Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di... Esatto, Claudio. Mi è piaciuta questa citazione, bro. Conosco lui. Questa... è quello stronzo di mio fratello. Tommy. Questa citazione, bravo, merita un abbraccio. Come stai, fratellino? Cristo santo. Joel! Help! Joel! Cazzo, se sei vecchio. Succederà anche a te. Una cosa del genere. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Wow. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? Esatto. È una lunga storia. Che poi se leggi Joel al contrario, viene Leo, lì oggi. Lì oggi! Hai fame? Lioge help, help Lioge. Falso allarme, sono amici. Voglio spararvi a tutti. Ci sono molti banditi. Voglio uccidervi a tutti. Sto tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Matalo. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. Ah, piccole polpettine. Posso? Sì, certo. Gli piace se li tocchi le orecchie. Pure io lo voglio toccare. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. La posso toccare? Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Ah, piccola polpettina. Dopo possiamo fare un giro con tu lui. Tu diventerai polpetta. Eccomi. Grazie, Tommy. Comunque, ragazzi, in The Last of Us parte 2, quando accarezzi il cane che gli dai la palla, ragazzi, quante risate mi ha fatto fare quella parte. Perché l'espressione del cane è così allegra e così stupida, che vi giuro, ci sono rimasto buttato lì per mezz'ora appena l'ho vista la prima volta. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. Ma è solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Lo scanare in cristiano, lo so, bro, ma io te lo giuro. Io stando con loro e sentendo le loro discussioni, i clicker li capisco. Apri, cazzo. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare. Vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. Ah, bellissimo. No, grazie. Sicuro? Per revisione della pensione, esatto. Ok. La conservo per te. Lui non la supera. Tommy. Ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Tommy può capire. Fammi controllare i ragazzi. Tommy può capire. Forza. Il peso che lui c'ha addosso con questa ragazzina. Eh sì, bro, ma perché... Cioè, guarda quanto è morto dentro. Cioè, ma non morto dentro come me, che bene o male in ogni caso un pochettino respiro. Lui proprio è morto dentro davvero. Lui è... È troppo provato da questa cosa. Io credo che non esista dolore più grande di quello che ha provato Joel. Joel è più morto di tutti i clicker, gli stalker che ci sono lì dentro.
Queste sembrano brave persone, quindi perché non, non rubargli tutte le risorse che hanno? Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma non gli rompono i coglioni il mar, cioè il rumore dell'acqua non rompe i coglioni a lungo andare. Viene sempre di fare pipì. Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma il mondo in cui viviamo. Non gliela posso buttare la bottiglia in testa, peccato. Parli come Marlene. Marlene. Citazione. Oh, ciao. Quelle bachi. È proprio un cane. Ma che bravo che sei. Non lo vedo bene. Ciao. Si sta leccando la palla. Se la sta mangiucchiando, bravo. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Vi rubo le forbici. Non ci credi? Integratori. Non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo. Il manuale. Bombe fumogene potenziate. Devono solo riattivare lo scudo. Ok, ragazzi. Vediamo cosa possiamo migliorare. Anche perché, ok, nel frattempo abbiamo quasi preso tutte le armi, ne manca soltanto una. Io a sto punto... Joel, detto meno, Joel, esatto. Joel, dopo la morte di Sara, è diventato il nulla. Come nulla la terminologia che si dovrebbe usare per determinare la situazione per la perdita di un figlio. Se perdi un genitore, sei orfane. Moglie, vedovo. Se perdi un figlio, sei nulla. Esatto, hai ragionissimo, Claudio. Sicuramente loro ce l'hanno messa tutta per cercare di rappresentare questa cosa in Joel. Il fatto comunque di rifiutare la fotografia insieme, evidentemente, fa capire come questa cosa gli sia incastrata dentro di sé, come lui non riesce a fare pace con se stesso per questa roba. Cioè, parliamoci chiaro, credo che qua per fare sta roba ci abbiano preso degli psicologi, perché la psiche umana come la riesce a rappresentare meglio di così? Sicuramente qualcuno l'avranno preso che ha studiato tipo i caratteri, perché è maledettamente fedele. No, 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 capacità caricatore allora, subito. E cazzo però. In culo lo gestisco. Fratello, vengo da COD. Velocità di fuoco, dai, mettiamogli questo. Cioè, ho come l'impressione che le armi che crescono gradualmente insieme a me, non ha importanza, posso anche migliorarle tutte, poco mi cambia. Eh sì, è vero, bro. Toh, restiamo a 50, va bene così. Andrà più che bene. Eh sì, pure assai, dai. Qua si combatte comunque, raga. Attenzione! Me lo ricordo che qua si combatte. Ok, bene. Abbassala, lentamente. Eh sì, che alcune vengono penalizzate, perché non ce la faccio a potenziarle tutte. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti. Dammi un... Comunque sì, mi ricordo che qua entrano. Avanti, vai. Ci siamo. Non mi ricordo se contro le luci. E vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ottimo lavoro, ragazzi. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Ah, mi dava il trofeo e basta? Allora già ce l'avrò. Impressionante, no? Comunque no, ragazzi, non ce l'ho il platino di questo gioco. Ripeto, per i trofei parlando, questo qua è, a differenza del secondo che ho platinato, questo qua proprio è per me un passo indietro. Comunque c'ho questa pistola col mirino che è un cannone.
Solo che però troppo lenta, troppo... secondo me mi dà poco vantaggio nelle situazioni frenetiche. Tanto vale usare il cecchino, che bene o male ce l'ho un po' più potenziato. È davvero un bel gruppo qui. La gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. E infatti me lo ricordavo, bro. E l'abbiamo tutti. Sono pure un fottio. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Esatto. Ma... racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Buona veste, cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa, esatto. È la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi? Ellie piace a tutti, ripagarmi. Praticamente. Tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Immuni va al ministro della salute. Ragazzi, ma vi ricordate se Tommy se la qua... No, Tommy non se la quaglia. Tommy, secondo me, nel secondo era in una situazione strana. Lasciamoli entrare nell'edificio! Ah no, questi sono con me. Porca troia, ho sprecato due pallotto. Dai, il casco, che palle. Proviamo il cannone. Ah, beh, ma ammazzano tutti loro, va bene. Cannone, il cannone. Fratellino, dammi i due colpi. Sono scordato, ragazzi, col quadrato non si ricarica. Aia.
Ma questo è con noi, no? Avete visto qua casa? No. Ci vediamo. Andiamo al ponte. Dei banditi entrano nelle difese. Potete uscire di lì. Siamo in trappola. Vogliono prendervi, restate. Ali, nasconditi. Maria, guarda. Oi Maria, per te canterò. Oh! Una bella accetta. Prendetelo! No, vabbè, colpi gli headshot che non funziona, non ci posso credere comunque. Ma qua sotto ce n'è uno. Dai cazzo, carica. No, ho missato. No, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Beh, vorrei dire, tralasciando il fatto per l'immunità, difficile comunque da credere, anche se suo fratello dirlo, ma comunque pur sempre un ragazzino di 14 anni da difendere, salvaguardare, curare, eccetera. E poi con l'aggravante dell'immunità. Appunto, fattore aggiuntivo che fa stare ancora più teso, perché forse, dico forse, dopo anni ed anni è davvero la cura mondiale tra le mani. E infatti si visti, cioè si vede com'è, poi se ne prende cura. Anche troppo se ne prende cura. Cioè ragazzi, lui alla fin fine agisce per egoismo, Joel, parliamoci chiaro. Joel, come ci spiegano nel secondo, è davvero, cioè ha fatto una scelta da cattivo. Dai, i colpi alla testa che non funziona. Ah, ok, funziona. Oh! Figlio di puttana che lancia le molotov. Dai, cioè voglio dire, raga, l'avete visto? Due colpi di pistola e uno di cecchino a un metro e non muore. Ma che vuol dire? Cioè, va bene essere mettere il gioco a difficile, però così, ragazzi, mi sembra che stiamo giocando. Cioè, il realismo qua se n'è andato. No, non mi passare davanti, cazzo. Quella cassa. Ah. Oh. Cazzo è questo? No, non sono concentrato, raga. Non capisco perché non riesco a passare sta parte. Cioè, non capisco cosa... Oh! Non capisco cosa sto sbagliando.
dai. Non capisco nemmeno chi mi ammazza. Quello là non c'aveva nemmeno l'arma estratto. Sì, vabbè, ma è vero. Lui si affeziona verso la fine. È appunto l'evolversi di questa relazione che c'è tra tutte e due. Paterna, e comunque si vogliono bene. Anche se poi si rivela un disastro, come è stato nel secondo capitolo. Il secondo capitolo non è che si andavano proprio d'accordo, eh. Erano proprio troppo padre e figlio. Ah, ok, gli vuole il casco. Ma sempre tre colpi per un headshot sono proprio assai, raga. Va bene che siamo a difficile, però così. No, che miss, mamma mia, che schifo. Vedete come cacchio fa a prendermi con la Molotov fino a qui? Cioè, che hanno LeBron James a tirare le Molotov? Michael Jordan degli anni 90. Cioè, non la vedo nemmeno arrivare sta cazzo di Molotov. Non capisco. Da dove minchia arriva? No, no, non me lo ricordo il punto ben preciso, bro. Completamente. Non lo gioco da una vita. No, con la pistola non ce la faccio. Mamma mia, raga, mi sono... Ecco. Vedete? Cioè, hanno un lanciatore delle Molotov, che pazzesco. Mi servono le armi con la portata.
Vaffanculo tu le tue Mordo. Perché c'ho la luce accesa? No. Una pallottola. Fucile buono, anche perché tutti i proiettili, raga, mi sono giocato. Proprio tutti. Cioè, così non avrò molta vita. Che cazzo sta facendo quello? Ah no, quello là è uno dei miei. Carichiamo il pompa. Ma che cazzo? Dammi le palle. Ah, ok, li uccidono pure. Dai, uccidetelo. No, quella è Ellie. No, mica che schifo. Boh. Ciao Ellie. Oh, non mi sparare a me. Me l'ha tornata quella di prima. Avevo provato a sparare. Ciao. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro i tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi. Comunque la fidanzata di Tommy con i capelli lunghi è The Boss. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Che sei un problema, Ellie. Litigano per colpa mia. Sì, non sei mai la soluzione. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ne parliamo dopo. Divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Minchia, veramente, bro, il fuoco amico. Bene. Maria. Non mi faceva spostare dal primo capitolo. Maria. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Oh, ciao Christopher, ciao bello. Corino che si perde lo spazio, esatto, Ellie che vola, sì, nell'infinito. Porterò la tua ragazzina alle luci. Eh sì. Non devi preoccuparti.
È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Ellie, Joel, questo è un addio. Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Mamma mia, cazzo, che palle, oh. L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro, aiuta gli altri a pulire. Ok. Ragazzi, questa è la parte Red Dead Redemption del gioco. Ecco, sì. Vedi le tracce? Forza. Pin pin cavallin, che bello. Cioè, questa è proprio la prima stagione di The Walking Dead. Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina bastarda. Ragazzina bastarda. Si comporta spesso così. Sì, rompe coglioni sempre. Così. So cosa sta succedendo. Esatto. Però dai, questa cosa serve anche per spezzare un po' sempre il solito gameplay, la solita roba. Non è andata. Un'evoluzione di trama. Cioè, corri, cazzo. Comunque il momento Red Dead Redemption con la musichetta country, molto bello, molto molto bello. Oh, molto molto bello. Wow. Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. Uno, cioè. Uno è. Con un fucile da cecchino a un metro, raga. E rimane vivo. Cioè, io queste cose non le capirò mai. Affacciati, stronzo. Va? Oh. Bella lì, solo che ho finito i colpi. No, no, c'è il cecchino. Via, 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 via. Cazzo. Ah. Bah. Dai, la testolina a faccia, che c'è pure l'elmo, ci vogliono due colpi. No, cazzo. Niente, raga. Primo. Ah. Ma Tommy, c'è un fucile a cecchino, aiutami. Niente, non crepa, raga. Ok.
Che si sta ammazzando quello. E rifai il tiro. Oh, c'è dietro di me, ce l'avevo. Quanti cazzo. Vai vedere. Perché spari a me? C'hai davanti lui, spara lui. Non ce ne sono altri. Se la prende con me. C'è gente che ha criticato questo gioco, ma come cazzo si fa? Una pazzesca colonna sonora perfetta e gameplay divertente. Sono d'accordo, ma chi è quel pazzo che l'ha criticato? Bro, forse ti stai confondendo col secondo. Il secondo è stato criticato maledettamente. Eh sì. No, ma non capisco più che altro perché avendo un fucile a cecchino fa fare la maggior parte del lavoro a me che sono in zapallotto. No, comunque questo capitolo non è stato così tanto criticato, eh. È stato criticato il secondo per evidenti motivi. Però il primo è... non si può dire proprio nulla. Il primo, ragazzi, ha vinto il Leone d'Oro, riconosciuto sotto punti, tutti i punti di vista. Ma anche il secondo è il titolo più premiato della storia. Cioè, quelli che dicono non gli piace, probabilmente non gli piace il genere. Ah, il cavallo devo prendere. Avanti, torniamo ai cavalli. Tipo la TV, se c'è un volume alto. Ah, sarà dall'altra stanza, bro. Sarà dall'altra stanza. Scusa, ma che critica hai ricevuto? Di che cosa? Salta, cazzo. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Io sì, spero che l'abbiano presa proprio. Oh, ma lei mi taglia la strada. Che giuro, io prima o poi, ragazzi, lo proverò Fortnite, anche perché c'ho 0 minuti di gioco su quel titolo. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo, lei deve essere qui. Ma infatti, il secondo non mi è piaciuto proprio per la scelta che hanno fatto su Joel. Quella lì non mi è piaciuta proprio. Cioè, io ti dico la verità, speravo proprio di avere tra le mani Joel. Quella mi ha proprio dato fastidio. La zona sembra tranquilla. Attenzione. Ellie. Ellie. Ma com'è tranquilla nel dirlo. Faccio la guardia. Se voi due dovete parlarvi. Chi è sta roba? Eccone un altro. Dove cazzo sta? C'è una casa enorme, senza loot, senza un cazzo. Ah, ecco, dai. Ah, è in bagno, no? Ehi, cos'è il massimo? No, lo devo lasciare qua. Ho tutto praticamente al massimo.
Però faccio anche questa. Ragazzi, io non ho più nulla da creare. Questo non lo posso fare. Il resto è già tutto quanto fatto. Ah, forse un coltello posso creare. Però vabbè. Ah no, ragazzi, scusatemi. Giusto. Uso un medikit, ragazzi, non ne uso mai. Non ne uso mai proprio. Adesso invece sì, lo posso fare. Come ultima risorsa uso un medikit, ragazzi, lo sapete. Non... Ne ho usati 3 in tutto il gioco, credo. Il primo era di tutorial, quindi immaginate. Vediamo un pochettino cosa c'è qui. Giochi da tavolo, vai. Ellie, vieni fuori, cazzo. Così doveva aprire, con la fedata. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo. Tutta la vita, Christopher, ma proprio tutta la vita. Hanno fatto una scelta di merda. Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Però Abby mi è piaciuta. Mi è piaciuta proprio un soldato. In quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Sì. Tommy conosce questa zona. No, fanculo. Meglio... Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Occhio, ragazzina. Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joy. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti. In che senso? Perché ho proprio come l'impressione che quel dialogo sia rivolto a te. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Io cerco qui fuori. Vai a vedere. Dove sei? Ah, oddio, Ellie non è una testa di minchia, non proprio. Dai, alla fin fine nel secondo Ellie diventa un'assassina. Ci sta. È il primo che è un po' una palla al piede. Abby comunque è superiore, proprio tanto superiore. Resta qui. Fa attenzione. Cioè Abby, muscolacci, cose. È proprio un militare, un soldato che cerca vendetta. Però si è sporcata le mani in quel modo così cattivo che ovviamente i fan della serie della saga l'hanno divorata. Cosa che trovo altrettanto stupida. Cioè, che cazzo te la prendi con l'attrice su Twitter, tutte le minacce, le cose, ma dai. Mi muovo.
Oh, perché non lo prende? Bellissimo. Ok, la casa è vuota. Chi non capisce sto gioco, secondo me non gli piace il genere, perché non si spiega. Torniamo ai cavalli. Quanti cazzo di bagni hanno questi qua? Uno ogni due stanze. Cioè questi qua però quanto cazzo cagano. Via libera. I cavallini per i cazzi loro. No, ma infatti Christopher con le cuffie mi sta dando un'esperienza che è spettacolare. Cioè, secondo me, ragazzi, questo gioco per forza con le cuffie, anche perché se le cuffie sono buone riuscite a identificare bene la posizione dei nemici. Se devo dire qualcosa in più, sinceramente le armi nel 2 ovviamente sono fatte meglio, anche perché hanno un gameplay diverso. Io mi ricordo lo sniper, c'è pure il video, perché io l'ho fatto una run su The Last of Us parte 2 ai tempi di Twitch. C'è una parte dove io con lo sniper praticamente faccio il panico, tutti headshot, una, cioè ai livelli di COD siamo. Molto in un cesso di casa. Un cesso di casa. Dico, ehi bro, devo cagare. Vado a casa dei Johnson. Lì ce n'hanno più di uno. Lì ce n'hanno uno ogni due stanze. È fighissimo però, ragazzi, come cosa. Eccola là. Che cos'è questo posto? Mi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? La balestra di Abby. Quella cazzo di balestra, mamma mia. Che aveva colpi di ogni tipo. Comunque, ragazzi, l'ho detto all'inizio della live. Qua l'arco si usa bene. Dai, non farmi ripetere. Ma che stai facendo? Per queste armi preferivo Tomb Raider. Chissà se mai lo rivedremo. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è stato per te qui, lo sai. Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Le mie tre pallottole. Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard e allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Ragazzi, guardate un po' dove siamo. Centrale, da lì vedremo il resto del campus. Questo qua credo che sia una delle parti più belle del gioco. Ma mi segnala gli oggetti da prendere sul cavallo oppure no? Scusatemi, devo verificare. Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Lo chiamerò sempre Rutilio. Callus.
Se mio nonno avesse avuto tre pallottole sarebbe stata una pistola di Damiano, esatto. Io sono Mister Due Pallottole, di solito ce n'è una in più. Perfetto, me li segna, grande. Resto con Callus. Oddio, quel nome. E beh. E questo è importante. Parcheggiamo il cavallo. Oh. Quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava, anche se erano adulti. Sì, studiavano, facevano feste, cercavano la loro strada, capivano cosa fare delle loro vite. Capivano cosa fare delle loro vite. Spiega cos'è un'università. Oh, oh, lancia fiamme. Bro, Christopher, te lo giuro, io a Plague Tale l'ho messo in quei cazzo di sondaggi 2000 volte e non ha preso un voto. Giuro, se mi gira il cazzo lo porto lo stesso, anche perché me lo stanno dicendo tantissime persone. È quello dei due fratelli, vero? Fratello e la sorella, giusto? Che tipo è una specie di horror, se non sbaglio, ma non è tutti quanti, che è una trama assurda. Che un pochettino me la stavo pensando. Ci siamo. Me lo devo giocare per forza. Niente. La perforazione è troppo importante. Ma quanto dura? Quanto dura Plague Tale? Questo pezzo è bellissimo. È breve, molto breve. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. È molto breve. Ma l'avete giocato tutti tranne me, come al solito.
Spostati. È stato divertente. Cosa? Che cazzo? Ci passa un cane, ecco. Su, forza. Su, forza. Comincia a far freddo. È la stagione. Torno subito. Arrivo. Che ce ne siano. Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Oh, ragazzi, dai, allora dopo questo provo con una Plague Tale. Ma così me lo levo dalle scatole, anche perché veramente, raga, sono l'unico stronzo che ancora non ci ha messo mano. Che succede? Sembrano rare. Resta col cavallo, vado a controllare. Sì, sì, sì. Non voglio che scappi via. Torno subito. C'è una festa. Questo coso è stato sistemato alla buona. È a secco. Cerco di riattivare la corrente. Sì, adesso anch'io. Tra 10 minuti vado a letto anch'io. E lo so, bro, è che è l'unico che non ho. Guardiani della Galassia non ce l'ho. Però me lo posso fare prestare volendo, perché un amico mio me ne ha parlato bene e ce l'ha, me l'aveva pure chiesto se... Però ti dico la verità, dopo la delusione che ci ho avuto con Marvel Avengers, un pochettino ci sto pensando. Oh, notte Zucken, bella, ancora tanti auguri. Cosa? Come cazzo me l'ho visto? Ce ne sono ancora? Forse no. No, mi sa che sono finiti. Chiamo sto coso, può essere che farà casino e quindi... No, ho sbagliato. Merda! Davvero? Sì. Ti immagini essere lassù tutto solo? Sarebbe stato bello. Così per dire.
No, non mi è piaciuto proprio. Cosa avresti voluto fare? Ti giuro, quello degli Avengers non mi è piaciuto proprio. Beh, quando ero bambino volevo fare il... l'usciere. E il cantante. Ma smetti. Sul serio? C'era una cosa? No. Ah, non ci credo. Dai, per favore. Stai indietro. Sì. Forza. Guarda che spettacolo, wow, raga. Quelle sono scimmie. Sì, un sacco di scimmie. Ciao. Forza. Forza. Sì. Su, forza. Non avremmo dovuto vedere qualcuno ormai. Forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio. Sì, forse. Ehi, guarda. Luci. Forza. Già, proviamo la porta. Eccolo lì. Ma dici già di Fallen Order? Non si sposterà. Ma ne parlano bene, molto bene. Ma è tipo un Souls, può essere? Tipo Souls-like, è vero? Infatti mi sembrava strano, anche perché non ce lo vedo proprio stile Souls. Wow. Thank you.
Sì, clicker, solo che però non so, raga, dove cazzo devo andare, perché qua li sto ammazzando tutti. Bello, non c'è fiamma. Sai che devo fare fuori il buzzer? Sai che devo fare fuori il buzzer? Non dovrebbe essere un problema con i lanciarazzi, però non vorrei che fossero le ultime parole famose. Eh sì, a sto punto sì. Ma perché credo che devo farlo per forza, non ho scelta, mi sa. Che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. Meno male che lui ci cammina lo stesso perché è scemo. Meno male, anche perché ragazzi non avevo più risorse. No, lo so bro, è che il fatto è uno, siccome siamo modalità difficile, non è che il gioco ti ha tantissime risorse, capito? Quindi meno ne spreco, meglio è. Ma comunque mi sa che dovevo per forza farlo fuori, perché sennò da qua non ci potevo passare. Oh, poi non lo so raga, vabbè dai, al limite ho sprecato 3 molotov. Ah vabbè sì, perché se facevo questo nel frattempo avrei fatto casino e mi avrebbero attaccato, quindi dai, diamola per buona. Ci vogliono i bombi, sa. Reggila. Mi metto a correre perché sicuramente dopo una fase come quella il gioco non mi mette altri nemici. È probabile che non ci siano, quindi rischiamo, dai.
Cacchio, mi mancano le lame. Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Apri il cancello. Oh, aspetta. Buona educazione, ragazzi. Oh, ciao Le. Ciao bello. File. Ciao Ste. Ciao bello. Come stai? Ah, quanto ho capito ci stiamo avvicinando alla fine del gioco. Cioè ce lo stiamo portando a casa. Cioè questa qua è la puntata numero 5, ma non so quanto manca per la fine. Luce. No. Sei andato a vedere? No, non credo. Wow. Doctor Strange? Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro tanto stesso. Sì, lo vedo. Forza! Forza! Il dottore è strano. Forza! Merita? Niente guardie, niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Sta indietro. Indietro. Può non piacere. Come mai non può non piacere? Dici che è diverso? Cosa, un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. Sarà meglio. Tutto tranne che pallottole. E vabbè, giustamente in un campus, che ci fanno? Veramente, umorismo per bambini? E vabbè, questa è la Disney, bro. Lo sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto. Ok, grande. Vabbè, non c'è un cazzo, andiamo avanti. Spostati.
Ehi, guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso. Ma presto, intanto deve arrivare quella su Resident Evil che è uscito. Ah, di umorismo non ce n'è, ok. No, tipo il... come cazzo si chiama? Ma aspetta un attimo. Stavo dicendo che è già uscito il trailer della serie di Resident Evil, ragazzi. Quella ambientata nel futuro a Londra. Ah, nemmeno a me. Oh, ma zero proprio. Risorse proprio zero. Non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Bastardo io che ci controllo pure, tanto non c'è mai niente. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Oh, ciao Michele, ciao bello. Fatto. Grazie. Diamo un'occhiata. Oh, io giro come se mostri non ce ne fossero, tanto. Modalità loot. Ma... vediamo un pochettino cosa possiamo fare, raga, anche perché le cose più belle del fucile, tipo la portata e la capacità caricatore, non gliele posso sistemare. E lanciafiamme, oddio, se la potenza non la posso migliorare. Stiamo basic con la pistola. Sì, dai. Bel lavoro. Sono d'accordissimo, Michele, ne stavamo parlando prima. Ma per questione di Joel, ragazzi, Joel è troppo importante, secondo me. Cioè, io ci sono rimasto proprio una merda, però. Ma ragazzi, vi ricordo che la Disney è stata quella a levare la puntata di Michael Jackson dai Simpson. Io, ragazzi, c'ho Disney Plus. Che l'ho fatto di recente, vi posso assicurare che ci sono cose che un pochettino ti lasciano perplesso. Però ragazzi, lo sappiamo, è la Disney. E ora preparatevi quando anche Final Fantasy diventerà della Disney, ve lo sto dicendo. La teoria del prof si fa sempre più reale. Ehi, Luci, qui c'è la cura per l'umanità. Ellie, c'è nessuno? Vaffanculo, Ellie. Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Ellie, vaffanculo.
Niente di utile. Non c'è niente di interessante. No, Michele, il secondo l'ho platinato io. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutti le valigie e siano scappati. Io ho platinato il secondo, non ho platinato il primo. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Ma io non ho finito di fare loot, perché te ne stai andando? Va bene, Ellie, vaffanculo, ciao. Vabbè, dai, saliamo, ragazzi. Inutile andare a cercare troppo loot, tanto ci facciamo bastare le risorse che abbiamo. Certo, però qualche pallottola in più non è che dispiacerebbe, maledetti. Quanto schifo ne ho, un proiettile solo, vaffanculo. Oh, apri. Non ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Secondo me, raga, qua si apre una porta. Eh sì, bro, ne abbiamo parlato poco fa. Anche perché io avevo comprato il gioco proprio perché volevo lui. Cioè, ragazzi, a me, vi dico la verità, cioè, io sul secondo sono stato parecchio critico. Ma parecchio critico, ma proprio tanto critico. Perché quando io c'avevo delle aspettative così alte, mi sono sentito un po' tradito, ecco. Poi, per carità, il gioco più premiato nella storia, nessuno lo mette in dubbio. Ma secondo me l'hanno anche un po' pompato, eccessivamente pompato. Per quella che abbiamo visto, comunque, ripeto, Joel doveva restare lì. Non dovevano trattarlo in quel modo, però ragazzi, sono scelte, non le faccio io. Oh, minchia, finalmente due proiettili. Capisco cosa c'è. Raga, cosa c'è? Non ho capito. Ah, una scimmia. Ma nel 9, io ti dico la verità, nel 9 di Resident Evil, secondo me si picchiano le due ragazzine. Secondo me si picchiano la figlia di Ethan con Ivy. Minchia, quanto lo spero. Credimi, lo spero proprio. Sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora. Perché Ivy si vede che comunque c'è nel... Allora, Ivy, ragazzi, è un mostro di villain. A me è piaciuto proprio tanto. La figlia di Ethan si vede alla fine, quando va nella tomba a portare i fiori. Quindi, di che stiamo parlando? Cioè, minchia, se le suonano tutte e due, mamma mia, quanto è bello. Se fanno scannare le ragazzine con tutti i superpoteri, le cose. Certo, però devono essere molto attenti. Ma tanto attenti. Purtroppo quando ci si allontana troppo dalla saga, è un casino, raga. Si prendono a capelli. Ah, vabbè. Ma secondo me sì, bro.
Anche perché gli headshot gliene devo fare almeno 3 se c'hanno l'elmetto. Per quanto riguarda me, appena mi toccano è game over. Però ti dico una cosa, che i checkpoint sono frequenti. Secondo me, aumentando la difficoltà, cambiano i checkpoint. Nel senso che proprio parti dall'inizio del capitolo. Quella, ragazzi, è una bella gatta da pelare. Però io ho provato difficile, non l'avevo mai fatta. Oh, avevo questa curiosità. Nemesis del 3 è fatto mostruoso. Porca Ma troia. davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, ma a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh. Che diavolo sono quei tizi? Non importa. So dove Il andare. Nemesis è molto Usciamo bello di qui. come villain. Il Tyrant 103 è molto bello come villain. Quello di Resident Evil 0, che non mi sta venendo il nome, è molto bello come villain. Resident Evil, ragazzi. Però mentre questi qua erano mostri, forse una volta erano esseri umani, erano un po' così. Eevee, ragazzi, è il male puro. Eevee è un demone, proprio è. Sei morto, stronzo! Oh, ma perché ce la mette sempre con me? Ma si può sapere che cazzo ho fatto? Grazie. Sono buttato addosso. Sei dai, fatto. No, cazzo. Aia, cazzo. No, fammi muovere. No, non mi ha fatto muovere niente. Purtroppo non ho missato un colpo, ma lo stesso lì non ci potevo arrivare. Aia cazzo, ma perché non ci arrivo mai col tempismo a prendervi dietro l'angolo? Uscire da qua. Devo usare. Oh, ciao Marco Ignazzi, ciao bello. Devo usarne due con criterio. Quindi. Ah, non lo posso proprio prendere, ora ho capito. Giù!
uno solo. No, devo fare soltanto la strada a ritroso. Ce la posso fare, maledizione. Prima lui, sempre lui, a estrazione più veloce, sta cosa non la capisco. Giuro, non la capisco proprio, sta cosa non mi fa pace. Allora, riconsideriamo un'altra volta la strada. Arrivo qua. Prima bomba. Dai, corri. Cosa? Come cacchio l'ha preso? Dove cavolo sei? Cerco da questa parte. Vai a vedere laggiù. Niente, ci vado di pazienza, raga. Sono trovati altri tre. Ok, vuol dire che la terza bomba devo buttarla lì. Quindi una, due nelle scale e la terza lì. Ce la posso fare. Mi ha scelto il modo più doloroso. Ah cazzo, mi sono scordato di questi. So che sei qui. Ok, quello con l'accetta l'ha fatto fuori Ellie, mi va benissimo. Quindi, ma forse io riesco. No, non glielo riesco a fare. Vai. No, ho sbagliato il tempismo, cazzo. Non avvicinarti a lui!
Lasciatemi passare, cazzo. Niente, raga, non sono concentrato. Oh, ragazzi, sto giocando da 3 ore, dai. Facciamo che se ne parla domani, che è meglio. Faccio il sabotaggio. Ah no, ragazzi, domani non giochiamo a Call of Duty. Domani non giochiamo a The Last of Us. Domani giochiamo a Call of Duty. E poi domenica giochiamo a FIFA. Quindi se ne parla, ragazzi, lunedì per tornare su The Last of Us. Anche se comunque dovremmo essere già verso la inoltrata la fase finale. Che dire, ragazzi, grazie per aver giocato con me. Notte Zucchero e un bacio. Ciao.